ciò che uscia to e va di nuovo via sul ponte de Calatrava lo pagherà e schipasso. Passiamo alla prima stazione, rifugio Paolo Costa. Paolo Costa è in coda. Prima avanti. Siamo a Venezia. Next stop, Venice. Ma che sei al Marco, ciao. Ciao. Siamo arrivati a Cima Cattani. Il tipo Boomer da Reggio e con Raudo. Falta. Panino subito! Fame, fame! Poi vuoi fettuccine con i pantegane? E grasse? Quella è una sorpresa. Non ci sono. Vengono da Italia? Ho lasciato la mamma mia. L'ho lasciata per fare il soldato. Lo strana, eh. Adesso andiamo dall'altra parte. Cima Calatrava è stata dedicata ad Alberto Tombola come record di tombole sulla discesa. Mamma mia. Oggi. Pista! Lei signora è caduta, che vedo il braccio. Io sono caduta, sì. Il di Calatrava originariamente doveva essere con un servoscala e poi c'è stata tutta una serie di polemiche e di passaggi che ha portato poi alla costruzione di un nuovo via che è costata 2 milioni di euro. È assurdo, la spesa è enorme e poi non sappiamo nemmeno se funzionerà mai. Noi abbiamo simbolicamente oggi non inaugurato l'ovovia del ponte di Calatrava. Eravamo tutti attrezzati con gli ski pass in regola, ma purtroppo qui l'abbiamo trovata chiusa e ora non sappiamo cosa fare. Chiederemo i soldi indietro e adesso andiamo a mangiare la polenta col formaggio nella malga. Formità con la quale Santiago Calatrava ha dato il via alla costruzione del ponte. Per lui era completamente conforme alle norme vigenti. Siamo imbarazzati, noi abbiamo fatto chilometri con il trenino della neve chiamato People Mover, mi sembra, dagli stranieri, dai foresti. Bene, abbiamo affrontato quindi le cime, prima il passo Costa, siamo arrivati adesso in Cima Cacciari, detta Cima della Neve o dei Capitomboli, va bene, o dei Momo e dite bene, siamo arrivati qua, abbiamo attrezzati gli ski pass e abbiamo trovato gli impianti chiusi. Oggi era l'inaugurazione della pista più pericolosa del nord Italia e noi da veri veneziani puri che non sanno sciare ma sanno comunque scivolare lo stesso, adesso siamo fermi. Volete indietro i soldi dello ski pass?
noi vogliamo, esigiamo la restituzione dello ski pass. Adesso andiamo in baita Cacciari, va bene, e là chiederemo il rimborso e nel frattempo attenderemo, offro io le fettuccine con il sugo nostrano dei pantegane tipiche locali. Finiremo non con un grappino, ma col vino foresto, una tagliata, insomma, è comunque il classico veneziano. E dopo rimpatrieremo con il nostro trenino delle nevi, denominato trenino People delle Mover. Nevi, trenino delle nevi, giro completo. Abbiamo fatto tappa ovviamente al primo rifugio, il rifugio Paolo Costa. E poi dopo abbiamo concluso alla grande, attraversando con le ciaspole e con difficoltà il ponte di Calatrava, e ora proviamo a non inaugurare, io non inauguro per seconda volta questa bellissima ovovia. Ovviamente. Ho ritrovato della tecnologia che ha alle spalle, insomma, è chiuso però. Certamente la tecnologia non deve essere sprecata per il popolo, deve restare al sicuro in una nicchia protetta, così come dovrà essere Venezia, senza cittadini, senza abitanti, senza residenti. Sono a disposizione per chi vuole guardare, ma non usare. Questo penso sia lo spirito veneziano dei nostri amministratori. Uno, il carnevale è finito, ma siete vestiti così perché? Per noi il carnevale è appena cominciato. Che siete venuti a sciare e avete trovato gli impianti chiusi. Abbiamo trovato gli impianti chiusi. È una vergogna che una località sciistica che si erge a diventare un candidato per le Olimpiadi invernali tra 10 anni non abbia gli impianti aperti e funzionanti. Ma chi è il capo del comitato olimpico Calatrava qua? Io. Non chiederete una mano a Calatrava? No, per niente. Io chiederò una mano a Marco Balic, che ci dia una mano ad organizzare le Olimpiadi invernali più spettacolari della storia. Visto che ci ha che ci ha fatto via. Visualizza la transizione, mi spiego ogni volta. Va bene. Ma ciao.